Amici della Tactical Raiders, siamo al campo di tiro di Pozzaglio ed Uniti, soprannominato La Playa da noi, visto le splendide giornate calde e ventilate che ci regala ogni volta che organizziamo uno shooting day. E ora è il momento di presentarvi questo bel gilet tattico della Black Hawk, nella fattispecie un Omega Vest in colorazione tan. Omega Vest della Black Hawk, come vedete è un gilet tattico, un vest dal design molto classico, ma secondo me, almeno dalle mie preferenze, direi intramontabile. È costruito in robusto nylon, anche abbastanza leggero, e va a dotarci di una grande capacità di carico di caricatori. Ora scendiamo nel dettaglio. Come vedete ha 6 spazi, 3 per parte, in cui possiamo mettere 2 caricatori da AR, un po' calcati devo dire al momento dell'inserimento, poi questo tattico è nuovo di pacca, come vedrete nelle panoramiche aveva ancora le etichette attaccate, l'ho trovato e me lo sono accaparrato, ho avuto un'ottima occasione. Dicevo, può portare 2 caricatori da AR per tasca, quindi abbiamo 12 caricatori e ce n'è, oppure un caricatore singolo di tipo MacPull da AK. Io ho provato sforzando a infilarcene 2, ma entrano sforzati quelli da R, quelli da K non c'è stato verso, quindi per le mie esigenze è possibile portarmi in giro 12 caricatori da AR oppure 6 caricatori da AK. Ho letto nelle specifiche che è anche utilizzabile con caricatori da pistol caliber carbine e quindi penso che ce ne stiano comunque anche qui 6, poi dipende naturalmente dal tipo di caricatore, purtroppo non ho modo di provarlo davanti a voi. Poi è dotato di questa tasca admin all'altezza del cuore con superficie velcrata esterna per nome o squadra o patch di ogni genere. È dotato di questa tasca, io ho provato a infilarci una delle classiche radioline da soft air, la G7 mi sembra si chiamasse, ma non entra, non c'è stato verso di farla entrare. Ho provato con un'altra un po' più piccola, non so, secondo me è una tasca da pacchetto di sigarette, poi qualcuno che ne sa sicuramente più di me mi dirà, la bussola, ecco, è venuta in mente, deve essere un portabussola, porta sigarette. Da questo lato troviamo questa bella superficie in gomma lievemente imbottita che fa un parecchio grip per le calciature dei fucili, con la sua bella scritta Black Hawk con il punto esclamativo. In questa taschina invece troviamo una strip da 5 colpi per le cartucce calibro 12, questa strip è estraibile, quindi noi possiamo scegliere di usare questa taschina per le cartucce del calibro 12 oppure per metterci qualsiasi altra cosa. L'ho finito, l'ho completato con questo cinturone originale US Army, perché è dotato di passanti appunto per affrancarlo alla cintura. Posteriormente troviamo questi passanti per avere un'ulteriore espansione sulla schiena tramite agganci alice, e poi sento anche che ha delle strisce velcrate. Chiusura a cerniera bella grossa YKK. All'interno sia di qua che di là troviamo delle tasche per mappe o effetti personali in generale. All'interno della schiena è presente una tasca per il sistema di idratazione, completamente regolabile sulle spalle, forse andrebbe un pochino tirato, come dicevo l'ho indossato per la prima volta pochi minuti fa, e anche qui sui fianchi tramite dei lacci. Ora, come tutte le prove di Tactical Raiders, vogliamo vederlo in maniera impiegato in maniera pratica, quindi mi aspettano lì il mio CQA Norinco e il mio AK104 SDM e ho presto reperito il Deria di Nina. Ora vedete delle sagome piazzate già parecchio sforacchiate perché oggi pomeriggio ci siamo divertiti e abbiamo finito le sagome vergini, quindi come al solito proverò questo tattico estraendo i caricatori e cercando di rinfoderarli, ossia non lanciandoli, e vediamo un po', cercando di fare un minimo di slalom, insomma avere un po' di movimento. Già vi dico che purtroppo questi caricatori non sono tutti carichi, quindi lo sento molto leggero, però dal modo in cui dalle superfici
d'appoggio, il modo in cui distribuisce il carico addosso al corpo, posso capire che anche a pieno carico, ossia con i 12 caricatori da R belli pieni, basta avere il fisico, e questo tattico ci supporta nell'impresa. Inizierò con il Deria. Devo dire piuttosto agevole e comoda l'estrazione delle cartucce per il calibro 12 da questa taschina. Ora, devo dire già, come vedrete probabilmente nella nostra galleria video o come avete già visto, questo Deria col calcio ammortizzato e col sistema semiautomatico smorza parecchio il rinculo del calibro 12. Io ho usato una palla da cervo da 28 grammi. Con questa superficie va a azzerare praticamente il rinculo sulla spalla del tiratore, oltre ad avere un grip eccellente. Ritorniamo alla base. Mio Cicuano Rinco, quindi pescherò il primo caricatore dalla tasca che ne contiene due. L'estrazione non è proprio semplice, anche perché con gli estrattori si fa proprio un pochino di attrito gomma su gomma, poi oggi fa molto caldo e la gomma, si sa, diventa più adesiva. Facile il sistema di apertura, secondo me è anche possibile, in caso di operatività estrema, ripiegare la patella di protezione all'interno in modo da avere le tasche aperte. Pronti? Vai. Il tentativo di rinfoderarlo è veramente arduo, perché comunque già ci stavano a pelo prima, poi con la patella ripiegata, però comunque non è infilato tutto, però ci sta e non si muove. Il caricatore non è volato in terra, è andato al suo posto. Ora non è finita, come vedete vado a pescare l'ultimo caricatore in questa posizione, che potrebbe sembrare un pochino scomodo, però abbastanza agevole. Rinfoderarlo è un po' più difficile che estrarlo, però devo dire che anche qui questa superficie, già questa R è piuttosto fermo, però questa superficie gomma su gomma va proprio a creare una bella sensazione, nel senso dà proprio l'idea di grip estremo e comunque nei casi in cui ce n'è bisogno di andare ad ammortizzare un pochino il rinculo dell'arma. Dirò per l'occasione anche una superficie a velcro interno che va a fissare la patella in posizione aperta, ossia di più operatività. Terrò il primo caricatore così e il secondo così, una aperta e una chiusa. SDM AK104. Pronti?
Allora, l'operazione di rinfodero ovviamente quella con la patella risulta un pochino più difficile, ma niente di esagerato, mentre invece quello con la patella chiusa risulta un pochino più agevole perché ovviamente c'è più spazio. Anche con il mio HPino, come vedete, ha cambiato configurazione ultimamente, non ha più il compensatore, non ha più la vertical grip, quindi risulta essere un pochino più nervosino. Questa superficie fa veramente un gran grip e va a smorzare come per gli altri due arnesi che ho utilizzato prima. Ripeto, non ho potuto caricarlo all'inverosimile perché purtroppo è tutto il giorno che ci stiamo dando, quindi i colpi si sono evaporati, però ecco, dà una sensazione di vestibilità e di leggerezza estrema. Sì, lo so, non è figo e tacticool come i vari plate carrier che girano ultimamente, però secondo me questa è una soluzione, specialmente se abbinata a un cinturone non nudo e crudo come questo, magari non così vintage come questo, magari qualche belt un pochino più avanzata, fornita di utility, di varie altre tasche, perché secondo me di porta caricatori ce ne sono a sufficienza sul vest, può diventare un vest a livello competitivo anche al giorno d'oggi. Il prezzo sul mercato, io ho guardato un pochino in rete, ce ne sono diverse versioni, c'è quello col pad ambidestro, c'è quello con la fondina, c'è quello pensato per solo calibro 12, insomma Black Hawk ha fatto una buona gamma di Omega Vest. Questo qua secondo me è da fuciliere. Dicevo, l'ho cercato un po' in rete, a parte la marea di falsi che si trova, riuscire a trovare un Black Hawk originale, il prezzo si aggira intorno ancora, ho visto, ai $200, una roba del genere. Poi c'è veramente di tutto, cioè $200 intorno al prezzo massimo che ho trovato. Poi ci sono gli usati, ci sono gli usati like new, ci sono i falsi spacciati per originali, ci sono gli usati che secondo me sono pronti per il bidone degli stracci. Comunque il valore commerciale è più o meno quello. Devo dire che mi sento di promuoverlo, e quindi anche per oggi, dalla playa di Pozzaglio ed Uniti, JC, il suo staff e i suoi amici vi salutano. Alla prossima, ciao.